grazie dell'invito a Rete Alternativa. E vi devo dire che quando Daniele e Omar sono venuti a Montichiari mi hanno chiesto con la Raffaella di fare il tour delle discariche. È un tour che probabilmente lanceremo come attrattiva turistica, visto che è interessante per approfondire moltissimi argomenti, anche gli argomenti per i quali ci hanno dato spunto sia la Presidente Forte che il Dottor Giuffrida. E non ero preparato ad essere filmato, cioè io pensavo un tour delle discariche, tanto per informare com'era la situazione a Montichiari. Però voglio dire una cosa, io sono di Montichiari, però questo problema è un problema che ha fatto di Montichiari, diciamo, il comune simbolo, ma è un problema che è diffusissimo in tutta la provincia di Brescia. Questa sera non abbiamo parlato, non si è parlato dell'Ovest Bresciano, non si è parlato di comuni vicini a Montichiari che stanno per avere un problema come quello di Montichiari, se non più grave. Per cui Montichiari è diventato un simbolo, e il fattore di pressione di cui parlava Roberto adesso è un fattore che è nato, possiamo dire, sulla scorta della situazione di Montichiari. È un fattore che prevede che all'interno del comune o nel raggio di 5 chilometri, scusate, non ci possa essere una quantità di rifiuti tombati in discarica maggiore a un certo montare, che adesso mi sembra sia 145.000 tonnellate al chilometro quadrato. E questa indice di pressione, questo fattore di pressione, è stato approvato nel 2014 dalla Regione Lombardia con una delibera, e nel 2017, dopo varie verifiche, questo indice è stato ulteriormente, diciamo, ridotto. Non è sufficiente, è sufficiente per Montichiari e per la situazione di Montichiari. Nel senso che questo indice di pressione, Montichiari ha evitato l'ampliamento di 3 discariche che avevano già chiesto l'ampliamento, ha praticamente impedito la realizzazione di un'altra discarica di più di 1 milione di metri cubi di materiale contenente amianto, per cui a Montichiari questo indice ha avuto effetto. È un indice che è nato, diciamo, da un'idea, perché le normative regionali già contenevano in germe questa valutazione degli impatti cumulativi, cioè gli impatti che hanno molti impianti messi vicini, perché la normativa delle valutazioni di impatto ambientale prevedevano esclusivamente di guardare quant'era, di verificare quant'era la possibilità di inquinare di un impianto, indipendentemente da tutti quelli che c'erano attorno. E sapete che nella zona che avete visto prima nel filmato ci sono 5 discariche, una attaccata all'altra, cioè alla distanza proprio di pochissimi metri. Per cui capite che verificare la possibilità di inquinamento di una discarica indipendentemente da tutte le altre non rappresenta la situazione reale. Per cui la normativa regionale aveva introdotto questa possibilità degli impatti cumulativi, ma non c'erano i dati, non erano stati stabiliti i requisiti, non era stabilito come conteggiare questo impatto cumulativo. Per cui l'approvazione di questo fattore di pressione sicuramente è stato molto utile. Ripeto, non sufficiente. Non sufficiente perché la situazione di Montichiari, in base a questo fattore di pressione, potrebbe essere replicata in molti altri paesi della provincia, finché non raggiungono la stessa situazione limite di Montichiari. L'idea del fattore di pressione è importante perché, come è importante verificare la somma degli impatti, cioè questi famosi impatti cumulativi. È importante perché questo fattore approvato dalla regione riguarda solamente gli impianti di discarica, solo le discariche. Però è un inizio,
nel senso che se abbiamo un fattore di pressione per le discariche, perché non possiamo avere un fattore di pressione per tutti gli altri impianti che lavorano i rifiuti? Perché non possiamo avere un fattore di pressione per gli allevamenti zootecnici? Perché non possiamo avere un fattore di pressione per gli scarichi dei depuratori nei fiumi? Perché non possiamo avere un fattore di pressione quando vengono concentrate molte industrie in una stessa zona, industrie magari inquinanti? Dico questo perché a Montichiari, in parte questo fattore di pressione che ci protegge da ulteriori discariche, per cui in parte a queste 11 discariche che sono nel territorio di Montichiari, in parte queste discariche non è che ci sia il deserto, in parte queste discariche c'è un cementificio, in parte queste discariche ci sono industrie soggette alla legge Seveso, in parte queste discariche ci sono allevamenti di bestiame, per esempio Montichiari, perché io conosco la situazione di Montichiari, ha 26.000 abitanti circa. Ci sono circa, in base al censimento agricolo del 2010, 52.000 maiali, 140.000 polli, 30.000 circa bovini, lasciamo stare i conigli, le capre e tutti gli altri animali. Questo per far capire che un fattore di pressione è importante nel nostro caso per quanto riguarda le discariche, ma per quanto riguarda anche molti altri elementi inquinanti del territorio, e magari si trovano nello stesso territorio dove esiste un fattore di pressione che ci protegge da una cosa ma non dall'altra. Continuando l'esempio di Montichiari, perché forse è un esempio culmine, diciamo, in parte a queste discariche c'è un aeroporto. L'aeroporto Catullo, gestito dalla Save di Venezia. Questo aeroporto, la politica vuole che si sviluppi, tutti i partiti politici vogliono che si sviluppi. E infatti l'aeroporto ha presentato un progetto per l'allungamento della pista, per l'edificazione di altre strutture, affinché l'aeroporto abbia uno sviluppo per soprattutto trasporto merci, per cui aerei cargo che sono i più inquinanti. E se voi andate a vedere la valutazione impatto ambientale che l'ENAC ha fatto per l'aeroporto di Montichiari, si dice che questo porterà un aumento degli inquinanti per quanto riguarda ad esempio le polveri sottili, scusate, dello 0,27% di tutte quelle che vengono prodotte nella provincia di Brescia. Un esempio, un altro esempio, Montichiari sta per essere approvato un impianto di biometano che viene che utilizza i reflui animali per funzionare, per produrre il biometano. Come Lega Ambiente noi siamo apertissimi, spingiamo per questi impianti, però a determinate condizioni. La prima è che ci sia una condivisione con la popolazione, e l'altra è che questi impianti vengano gestiti in maniera corretta, il biometano sicuro praticamente. L'impianto di Montichiari, a parte che si trova in un comune per il quale vi ho già accennato alcune criticità, ruberebbe all'agricoltura circa 10 piò di terreno, circa 34.000 metri quadri. Una zona di Montichiari che è ancora incontaminata. Voi capite che se anche il biometano può essere utilissimo e può risolvere altri problemi a livello ecologico come quelli dei reflui animali, portando magari, dato che quei reflui vengono utilizzati nel biometano, a poter autorizzare altri allevamenti in modo che l'impianto di biometano non rimanga mai sfornito. Ma a parte questo, questo impianto si troverebbe in un comune che ha già parecchi problemi. Poi forse, pur essendo voi sull'olio, avreste sentito il problema del depuratore del lago di Garda. Dove va a finire una parte di questo depuratore dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda? Naturalmente a Montichiari, nel fiume Chiesa Montichiari, che ha già i suoi problemi. Per cui, tornando alla domanda di Roberto, il fattore di pressione utile, utilissimo a Montichiari, perché altrimenti, vi ripeto, con le cave che continuano ad essere utilizzate,
tantissime altre discariche sarebbero state autorizzate. Come dico nel filmato, una volta che c'è la richiesta, se non ci sono ostacoli, sicuramente le discariche con centinaia di migliaia di prescrizioni, ma alla fine purtroppo vengono autorizzate. Una cosa interessante sul fattore di pressione, poi dico un'altra cosa e chiudo perché Raffaella. Una cosa interessante sul fattore di pressione è che ha una certa influenza, in questo senso. Alcuni dei ricorsi che sono stati fatti dagli imprenditori, dai discaricatori che si sono visti vietare gli ampliamenti, vietare l'autorizzazione della nuova discarica, alcuni di questi ricorsi sono arrivati al livello massimo di giurisdizione, al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato ha dato torto ai discaricatori. La cosa interessante è che nel mese di agosto, mi sembra all'inizio di agosto, il Consiglio di Stato ha emanato una sentenza per una discarica a confine Brescia-Rezzato, la discarica Castella. Questa discarica è stata progettata, la richiesta di valutazione di impatto ambientale è stata richiesta prima che venisse approvato il fattore di pressione. Interessante però in questa sentenza è che i giudici di Roma del Consiglio di Stato dicono: attenzione, è vero che questo indice non esisteva quando è stato fatto il progetto, però questo indice stabilisce determinati parametri che comunque vanno tenuti in considerazione. Cioè, in questa sentenza dove il fattore di pressione non c'entrava niente, il Consiglio di Stato, però, memore delle sentenze precedenti, ha detto: attenzione, qui la zona è veramente degradata, per cui anche se questo fattore di pressione non esistesse, dobbiamo tenere presente la situazione ambientale. Finisco, concludo, non sul fattore di pressione, ma sul filmato. Questo filmato è stato fatto alcuni mesi fa, forse quasi un anno fa. E il paesaggio di Montichiari che avete visto, dove il professor Ruzzinenti era di fronte a una discarica, è di nuovo cambiato. Nel senso che noi che ci abitiamo, questa discarica ormai ha concluso, A2A adesso sta facendo la sigillatura finale e sinceramente dopo la battaglia per il tipo di terreno che abbiamo condotto sta facendo dei lavori secondo me fatti bene finalmente, perché le scarpate che erano strapiombo sono state addolcite, la terra che viene portato ci auguriamo che sia effettivamente quella che devono portare, comunque li teniamo sott'occhio. E di fronte a dove era il professor Ruzzinenti è stata messa una recinzione, perché nel terreno verde che lui indica qui sotto, chissà se ci sono delle discariche, a parte che sotto quel terreno nel limite con la strada, quando della strada asfaltata, scusate, che porta alla discarica, quando sono stati fatti gli scavi per la strada per arrivare alla discarica, è stato trovato rifiuti, che infatti quella strada è stata bloccata finché non c'è stata la bonifica. Comunque quel terreno verde che lui indica è un terreno recintato perché sarà un'ulteriore cava. Questo concludo veramente, questo per dire ai cittadini, come diceva la dottoressa Forte, è importante l'intervento dei cittadini, è importante la segnalazione, e finisco io, è importante vedere, non è sufficiente guardare. Molto spesso noi passiamo 20 volte davanti a una cosa, la guardiamo ma non la vediamo. Dobbiamo vedere quello che succede intorno a noi, perché questo può essere utile quando poi noi facciamo le segnalazioni ai magistrati o chi può intervenire per evitare che vengano compiuti ulteriori reati ambientali. Concludo, grazie.